Nonostante le voci un possibile cessato il fuoco, i razzi di Gaza continuano a sud Israele e gli attacchi dell'aviazione israeliana contro gli obiettivi della Jihad islamica nell'enciclaggio palestinese. Ci sono stati 547 razzi lanciati da Gaza finora, mentre 166 gli obiettivi della Jihad islamica centrati dall'aviazione israeliana nella striscia. Il portavoce militare detto questo, secondo il quale ha lanciato i razzi, 124 sono caduti all'interno Gaza. 394 continuato il portavoce è entrato nel territorio israeliano e di questi 175 furono intercettati dal sistema di difesa della cupola ferro. Un israeliano è stato in Rehovot, nel centro di Israele, quando un razzo lanciato da Gaza ha colpito un condominio a tre piani dove era residente. La radio militare lo riferisce. Nel frattempo, Israele elimina altri leader militari della Jihad islamica palestinese. L'ultimo episodio è stato quando l'esercito dello Stato ebraico ha colpito Ahmed Abu Daka, vice comandante dell'unità missilistica Jihad. Il sud della striscia, dove ci sono anche altri quattro feriti. Daka è il quinto esponente dell'ala della Jihad militare uccisa dall'inizio delle ostilità. Il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant, menzionato dai media, ha dato istruzioni all'esercito per preparare una serie di ulteriori operazioni sulla strip e di essere pronti per altri lanci arrivati da Gaza. Accetto alla radio pubblica israeliana, una delega commissionata a discutere una possibile tregua i cui termini devono ancora essere definiti, provengono dall'Egitto. E su questo tema, i ministri degli esteri di Francia, Germania, Giordania ed Egitto hanno chiesto la fine della violenza tra Israele e i militanti di Gaza, che per tre giorni hanno scambiato un intento incendio. Il carneficina deve finire ora, ha detto il ministro degli esteri tedesco Annalena Baerbock dopo aver ospitato i colloqui con i suoi omologhi. Anche il ministro degli esteri giordano Ayman Safadi ha affermato che gli sviluppi negativi devono finire, la pace deve essere rianimata. Ma il ministro degli esteri egiziano Sameh Shoukry ha ammesso che gli sforzi di mediazione del Cairo sono stati falliti per ora per un cessato di incendio a Gaza. Nonostante i nostri sforzi intensi, questi non hanno dato i risultati desiderati, chiamato Shoukry, come riportato dal dell'egiziano il giornale Yum 7. Confermo che gli sforzi egiziani continuano, nonostante gli ultimi sviluppi nella striscia Gaza, entrambi conflitto di due parti nel conflitto che con la comunità internazionale, per denunciare la calma e l'obiettivo riprendere il processo politico, ha detto capo di diplomazia egiziana. Nel frattempo, il portavoce militare israeliano ha riferito che quattro civili palestinesi, tra cui una ragazza di 10 anni, stati uccisi ieri da razzi difettosi sparati dalla Jihad islamica da Gaza a Israele e sono caduti invece nella striscia. I rockets caduti ieri nella striscia. Infine, Gaza ha aggiornato i palestinesi che sono in due giorni di lotta.